è uno degli animali più misteriosi che ci siano. Indipendente, libero, sempre pronto a stupirsi, aristocratico e spesso disobbediente. Eppure ogni gatto ha una sua personalità diversa e soprattutto un linguaggio complesso e sfaccettato. E ora, per aiutarci a comprenderlo, arriva un nuovo libro, per l'appunto titolato L'alfabeto del gatto. Le autrici sono Monica Cirinnà e Lili Garrone, che già avevano scritto di felini nel precedente lavoro 101 storie di gatti che non ti hanno mai raccontato. La casa editrice è Newton Compton. Molti comportamenti dei gatti, dal movimento della coda, le orecchie, l'utilizzo del loro udito e del loro olfatto, non vengono compresi nel modo corretto da noi umani. Creare una specie di traduttore o di vocabolario per il linguaggio felino rispetto al linguaggio umano, pensiamo che possa aiutare la convivenza. Il volume, presentato alla libreria Fandango Incontro di Roma, si pone come un vero e proprio vocabolario per rendere più chiaro un dialogo che va avanti fin dall'antichità e che, contrariamente a quanto si pensa, vede anche il nobile gatto impegnarsi per creare un legame non solo con la casa, ma anche col padrone. Avendo avuto due gatti, vedo che insomma sono affezionati di più a me. Io Minù l'ho portata da tutte le parti, basta che ci fosse qualcuno della famiglia, lei era tranquilla. Fermo restando che un gatto non si possiede mai del tutto, sarà sempre lui il re della casa o al limite un coinquilino col quale è sempre meglio capirsi il più possibile, anche per trarne grandi soddisfazioni, perché del resto, come diceva Giorgio Celli, guardare il gatto è come guardare il fuoco, si rimane sempre incantati. Who knows where is that? Tell me.